Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume decimo, capitolo 50, 27 gennaio 1912. Stamane Gesù mi faceva vedere un'anima che piangeva, ma pareva piuttosto pianto d'amore. Gesù se la stringeva e pareva che dentro del suo cuore stava una croce, la quale, premendole il cuore, le faceva provare abbandoni, freddezze, agonie, distrazioni, oppressioni, e l'anima si dibatteva e qualche volta sfuggiva dalle braccia di Gesù per mettersi ai piedi. Gesù voleva che in questo stato resistesse a starsene in braccia, dicendole: se saprai resistere in questo
stato a starmi in braccio senza oscillarti, questa croce sarà la tua santificazione. Altrimenti starai sempre ad un punto. Capitolo 53, 10 febbraio 1912. Continuando il mio solito stato, appena si è fatto vedere il mio sempre amabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, per chi lascia tutto ed opera per me ed ama tutto divinamente, tutte le cose stanno a sua disposizione. Ed il segno, se uno ha lasciato tutto per me ed è giunto ad operare tutto divinamente, è se nell'operare, nel parlare, nel pregare, in tutto non trova più intoppi, dispiaceri, contrasti, opposizioni, perché innanzi a questa potenza di operare ed amare tutto divinamente, tutti piegano la testa e non osano neppure fiatare. Perché io, Padre benevolo, sto sempre a guardia del cuore umano e vedendolo scivolare da me, cioè operare ed amare umanamente, ci metto le spine, i dispiaceri, le amarezze, le quali pungono ed amareggiano quell'opera e quell'amore umano, e l'anima, vedendosi punta, scorge che quel suo modo non è divino ed entra in se stessa ed agisce diversamente. Perché le punture sono le sentinelle del cuore umano e gli somministrano gli occhi per fargli vedere chi è che la muove, Dio o la creatura. Invece, quando l'anima lascia tutto, opera ed ama tutto divinamente, gode la mia pace. Ed invece di avere le sentinelle e gli occhi delle punture, ha la sentinella della pace che le allontana tutto ciò che la può turbare, e gli occhi dell'amore, i quali occhi mettono in fuga e scottano coloro che vogliono turbarla. Perciò questi se ne stanno in pace al riguardo di quell'anima e le danno pace e si mettono a sua disposizione. Pare che l'anima può dire: nessuno mi tocca, perché sono divina e sono tutta del mio dolce amore Gesù. Nessuno ardisca di turbare il mio dolce riposo col mio sommo bene, e se ardite, con la potenza di Gesù che è mia, vi metterò in fuga. Pare che ho detto tanti spropositi, ma Gesù mi perdonerà certo, perché l'ho fatto per obbedire. Pare che mi dà il tema a parole ed io, essendo ignorantella e bambina, non ho la capacità di svolgerlo. Ecco, quello che abbiamo appena ascoltato, che è un piccolo capolavoro, è l'ultimo capitolo del decimo volume. Potremmo, ecco, meditarlo come una sorta di meditazione preparatoria conclusiva, come una specie di testamento spirituale, ecco, prima di aprire le porte d'ingresso nel regno della divina volontà, perché sappiamo che è noto, è convenzionalmente noto, infatti insomma dalla prossima inaugureremo proprio un nuovo ciclo di meditazioni, anche con un titolo diverso, e che i primi 10 volumi svolgono appunto una funzione preparatoria, no? Ecco, Luisa il 10 febbraio del 1912 stava ancora nel 46esimo anno della sua vita, perché ancora non aveva compiuto 47 anni, e l'11esimo capitolo, ce ne accorgeremo immediatamente, comincia proprio ad essere una sinfonia divina, chiara, profonda, esplicita, sulla vita nella divina volontà. Prima di cominciare la meditazione, che è stata preceduta da una parte del capitolo 50 che avevamo omesso nella precedente meditazione, appunto perché a prescindere da questa piccola parte introduttoria, poi contiene un dialogo molto personale, ecco, tra Gesù e Luisa, che non appariva insomma opportuno dedicare alla meditazione, però questa prima parte è molto attinente anche con alcune cose che Gesù dice nell'ultima meditazione, quindi è parso opportuno dargli un'occhiata. Però prima dobbiamo fare una
considerazione. Se ricorderemo, andando molto indietro, le prime meditazioni, i primi brani del primo volume non hanno né data né titolo. Noi la prima data che leggiamo negli scritti di Luisa è il primo capitolo del secondo volume, che è data 28 febbraio 1899. Quindi è evidente che il primo volume ha cominciato ad essere composto verso la fine del 1898, primi del 1899. E qui l'ultimo capitolo del decimo volume, stiamo al 10 febbraio del 1912, possiamo dunque tranquillamente affermare che sono passati quantomeno 13 anni. 13 anni non è una settimana. 13 anni di cammino preparatorio. Quindi è una considerazione assai consolante. Certo, per Luisa era un po' tutto un po' più difficile, perché lei è stata veramente la pioniera, diciamo così, la prima a trovarsi in contatto con questo mondo, tra l'altro con la prima elementare, insomma, quindi con confessori che hanno girato, quindi certamente non è stato semplice, facile. Però in ogni caso tutto questo tempo ci dà chiaramente la percezione che vivere nella divina volontà non è cosa che si compie, ma come niente, nella vita interiore dall'oggi al domani, e neanche in tempi eccessivamente ristretti. È un cammino molto lungo che il Signore ha fatto percorrere, perché tale modalità di procedere consona con la nostra struttura, almeno attuale, quindi di gente in cammino che vive nella dimensione del tempo sul pianeta Terra, si dice tecnicamente come viatore o come viatrice, quindi sta in via e sta in uno stato di natura decaduta e si porta dietro la zavorra del peccato originale, di tutti i peccati che ha commesso personalmente e di tutto il male che ha vissuto e che ha subito. Quindi tutto questo non è cosa che basta un colpo d'ala, basta dire qualche volta fiat e buonanotte, insomma non è così, penso che l'abbiamo compreso. E certo, il fatto che sia un cammino non deve, dalla parte opposta, farci, come dire, crogiolare o diminuire l'entusiasmo oppure l'impegno nell'entrare in questo mondo, perché non ci si entra se non si vuole e non ci si dispone e non ci si lavora con calma, con pazienza, con pace, ma costantemente, quotidianamente, e gioiosamente, allegramente, insomma, ecco, facendo tesoro di tutte le indicazioni che Gesù piano piano è andato dando, insomma, no? Certo, adesso passeremo a quelle un pochino più, ancora più sostanziose, ancora più dirette, che ci troveranno così come ci troviamo oggi, insomma, no? Anche lì noi non possiamo, certo non abbiamo fatto 13 anni, queste meditazioni non sono durate 13 anni, insomma, saranno durate, per meditare 10 volumi, credo che un annetto e mezzo, insomma, c'è voluto, un po' di meno, insomma, però certamente tutto quello che si è visto è un tesoro da valorizzare, no? Quindi bene anche in presenza di quest'ultima meditazione fare un pochino, cioè ripensare a quello che uno si ricorda, le lezioni ricorrenti, insomma, di Gesù, che sono state tantissime, alcuni temi proprio su cui è tornato tante volte in tanti modi, no? Ora veniamo un pochino però agli argomenti di oggi. Nel primo capitoletto, in quello stralcio che abbiamo letto, ricorderemo che ieri Gesù lamentava delle anime che non si lasciano stringere da lui e che, non facendosi stringere da lui, quindi abbracciare e quindi portare verso di sé i suoi intenti, poi sperimentano invece le strettezze di una vita miserabile e anche le strettezze di una percezione della vita
cristiana, della vita in grazia, della vita soprannaturale, come un mondo, un antro, come dire, appunto, stretto, oscuro, insomma, dove si cammina con tanta fatica, eccetera, no? Mentre chi invece lascia fare Gesù e si lascia da lui condurre, ossia fuori di metafora quello che significa stringere, poi sperimenta la larghezza, cioè non l'avverte tutta quanta questa fatica e difficoltà, ma il suo giogo, dicevamo ieri, appare come e si percepisce come dolce e il carico leggero. Ecco, ora Gesù ha appunto detto che stava stringendosi un'anima, non si capisce chi è, dice Luisa, Gesù mi faceva vedere un'anima che piangeva, ma pareva pianto d'amore, quindi non stava facendo le lagne, almeno queste, no? Perché? Le faceva provare abbandoni, freddezze, agonie, distrazioni, oppressioni, e l'anima si dibatteva e qualche volta sfuggiva dalle braccia di Gesù per mettersi ai piedi. Ma Gesù voleva che rimanesse in questo stato e ha detto: se saprai resistere in questo stato a starmi in braccio, senza oscillarti, questa croce sarà la tua santificazione, altrimenti starai sempre ad un punto. Era una croce, certamente, anche questo l'abbiamo visto nei giorni scorsi, forse anche nell'ultima meditazione, consistente, da quello che Gesù dice, appunto, in abbandoni, freddezze, agonie, distrazioni, oppressioni. Per le anime, diciamo, che amano il Signore, sono le cose peggiori, quindi quando si percepisce la sua assenza sensibile. Come mi comporto in queste situazioni? Perché Gesù dice, te lo sto facendo vivere io, perché questa croce è la tua santificazione. Se ti ribelli, se non resisti, starai sempre ad un punto, cioè non ti smuoverai ad una virgola, cioè non crescerai mai, cioè non cambierai mai. Perché questo è attinente con quello che abbiamo meditato? Perché è assolutamente attinente, perché qui Gesù parla di due tipi di anime, d'accordo? Delle anime che sentono sempre punture, dispiaceri, amarezze, e quindi campano come anime in pena. E invece delle anime che è tutto questo, non lo vivono più, non ce l'hanno più, non sanno più di cosa si parli, di cosa si tratti. E spiega qual è la differenza tra questi due generi di anime. Anime che operano ed amano umanamente, oppure ho anime che hanno cominciato ad operare ed amare divinamente, tutto divinamente. L'introduzione è: figlia mia, per chi lascia tutto ed opera per me ed ama tutto divinamente, tutte le cose sono a sua disposizione. Tutte le cose sono a sua disposizione. Gesù usa un termine drastico: tutte le cose. E dice, qual è la spia? Guardate quante volte Gesù durante questa meditazione ci ha accompagnato, no? Cioè, qui, perché ti dice qual è il segno, qual è la spia? Perché invita tutti noi ad essere onesti con noi stessi, a fuggire, abbiamo visto tante volte, dall'illusione spirituale. Ah, io vivo nella divina volontà, io amo tanto Gesù, sei sicuro? Ecco. Allora tu ti devi mettere dinanzi ai segni e vedere, ce li ho io questi segni, sì o no? Questo noi siamo in grado di fare un discernimento. È vero che noi non conosciamo le profondità più recondite del tuo cuore, però te ne accorgi di certe cose, no? Nell'operare, nel parlare, nel pregare, in tutto, non trova più intoppi, dispiaceri, contrasti e opposizioni. Intoppi, dispiaceri, contrasti e opposizioni, soprattutto interni prima che esterni. Perché? Perché operando ed amando divinamente partecipa della potenza divina. Innanzi a questa potenza di operare ed amare tutto divinamente, tutti piegano la testa e non osano neppure fiatare. Abbiamo visto en passant, abbiamo detto tante volte, in questi scritti del diavolo si parla poco.
Ma quel poco che si parla, se ne parla per, come dire, per assumere da questo parlare grandissima consolazione. Perché il diavolo, quando vede un'anima che opera ed ama divinamente, che sta nella divina volontà, scappa, non si avvicina nemmeno, non ci prova nemmeno. Perché la sofferenza di sentire, appunto l'aria della divina volontà è più grande della sua cattiveria e dell'odio che ha verso quell'anima. E tra l'altro sa benissimo che se l'anima sta messa in questo modo non c'è niente da fare, non c'è proprio niente da fare. È finito. E questo non è uno scherzo, questa è la verità. Allora, Gesù spiega, io Padre benevolo sto a guardia del cuore umano e se lo vedo scivolare da me, cioè operare ed amare umanamente, che cosa fa? Io ci metto le spine, io gli do i dispiaceri, io gli do le amarezze. Non sono le altre creature, non è chi ti contrasta, non è chi ti mortifica, non è chi ti umilia. Non è chi non riconosce le cose belle che fai, chi non ti ricambia affetto con affetto, non, cioè non sono loro, ma sono cose che Dio stesso provoca, perché tu ti senti, punto. Hai visto quando noi ci sentiamo feriti? Ah, mi sento ferito, ma un'anima che vive nella divina volontà, ma non si sente ferita proprio da niente. Io di questo ne sono certo, ma proprio da niente, ferito. E da chi? Da cosa? Da cosa? Ma quella persona mi ha trattato male. Ti ha trattato male? Allora, se te lo meriti, ringraziala. Se non te lo meriti, ringraziala due volte, perché assomiglia al nostro Signore Gesù Cristo che l'hanno trattato male quando non se lo meritava. Altre reazioni sono tutte reazioni umane dinanzi a questo qua, dinanzi a un evento di questo genere. Perché non ti fa né caldo né freddo. Allora, che succede? Se tu ti senti punto, l'anima vedendosi punto, scorge che quel suo modo non è divino. Allora, questo dovrebbe fare, questo non lo fa quasi nessuno, questo non lo fa quasi nessuno. Non è che si metta a pensare, ma com'è che io mi sento sempre colpito, mi sento sempre ferito, ogni cosa me la prendo a male, dice, ah, vabbè, sono permaloso. Sono suscettibile, delle risposte insomma, ovvie, perché insomma, se dinanzi a certe circostanze uno reagisce in questo modo, almeno questo se lo dovrà dire. Ma questo è poco. Questo è poco. Gesù ti sta dicendo, figlio mio, tu stai nel labirinto dell'umana volontà. Se stai così, passerai la vita in questo modo, tutta la vita terrena, tutta. Poi ti farai un bel po' di purgatorio. Per purificarti da tutte queste cose qui, perché queste cose qui ti fanno da ostacolo nel vivere in comunione con me sulla terra, e te ce fanno pure oltre la terra. E avrai un grado di gloria bassissimo, perché tutto quello che hai fatto, anche il bene che hai fatto, che sicuramente ne hai fatto tanto, è tutto bene umano. Quante volte Gesù, ma lo vedremo ancora di più nei capitoli, nei libri seguenti, spiega la differenza tra l'operare all'umano e l'operare alla divina, tra un atto di virtù umana e un atto di virtù divina, fatto in fusione con la divina volontà. C'è un abisso, ci sta. Uno dei temi classici, il punto d'ago dato dalla Madonna che è superiore alle pene sofferte da San Lorenzo nel martirio. Innumerevoli volte ne avremo fatto riferimento, no? Dice, ma com'è possibile? Perché quel punto d'ago è compiuto da una creatura che è fusa con i divini voleri, quindi quel punto d'ago è un atto infinito, eterno e immenso. E dice, è una penitenza, se la Madonna avesse fatto un digiuno, avesse dormito una notte per terra, immaginate, una penitenza fatta in maniera divina, quale forza espiatrice e riparatrice c'ha davanti a Dio. Rileggiamo, quindi. Siccome io, Padre benevolo, sto sempre a guardia del cuore umano, ma non è che il Signore sta a guardia, ah, mi sento in gabbia, c'è questo che mi guarda, mi dà il tormento, quindi, cioè, capito? Cioè uno, ma lui sta a guardia, per amore, d'accordo? Sta vedendo se tu vuoi, come lui desidererebbe, vivere una vita bella e felice, o vuoi vivere una vita da miserabile, da straccione, da pezzente, con i cenci dell'umana volontà, dice tante volte la Madonna
nell'opera la Vergine Maria, vuoi vivere? Lui non è contento di vederti vivere in questo modo. Allora ti dà una mano, non è che ti dà il tormento. Le spine, le punture sono una mano che ti dà, non il tormento. Sono gli uomini stupidi che pensano che uno dia il tormento. Un sacerdote, quando capita che sta cercando di aiutare un'anima, se questo comincia, cioè non percepisce un aiuto, ma si dice: mi rimproveri, mi godi. Allora, fermati, cioè, capito? Cioè, o tu capisci che io sto agendo per il tuo bene, se no non c'è. Aspettiamo che il Signore te le faccia capire certe cose e io mi faccio da parte, insomma, no? Perché cioè, nessuno, come dire, fa una cosa di questo genere per tormentare, non lo fa neanche il nostro Signore, un ministro di nostro Signore, il nostro confessore, il nostro padre spirituale, se ci dice una cosa, ma mica ce lo fa per tormentarci, no? Ce lo farà per il nostro bene. Allora, vedendolo scivolare da me, cioè operare da mare umanamente, io ci metto le spine, i dispiaceri, le amarezze, le quali pungono e amareggiano quell'opera e quell'amore. Attenzione, quell'opera e quell'amore umano, amori umani e opere umane. Qui nella mediazione personale, opere umane significa non fatte per Gesù e per amore suo, d'accordo? E amori umani. Su quei amori umani che lì il campo, d'accordo, non sono soltanto le creature in carne e ossa, eh. Qui il campo d'azione, pure i soldi sono amore umano, eh. Anche le cose materiali, l'attaccamento agli oggetti, a tutte queste cose qui, eh. Per esempio, un esempio, uno è attaccato tanto alla macchina, per dire, no? Nostro Signore permette che qualcuno gli dia una strusciatina o faccia un piccolo. Che dirà, ma hanno strusciato la macchina, ecco, capito? Io starei per dire, questa è una mia opinione, no? Ecco, se ti stacchi dalla macchina, che la consideri come un oggetto utile alla vita terrena, forse il nostro Signore non permetterà mai che nessuno ci faccia una riga, perché non serve, d'accordo? Tu già usi quel bene in maniera che sia un aiuto e non sia un ostacolo, alla tua felicità, perché al Signore non gliene importa niente se tu sei attaccato o no alla macchina. Ma il problema è che se sei attaccato alla macchina, il problema è che è un problema per te e quell'attaccamento te lo deve togliere. E te lo manda questa piccola spia. Allora, tu sei capace di capire: ah, mi hanno fatto il chiodo alla macchina, mi hanno dato il chiodo alla macchina, ma non è che il nostro Signore mi sta dicendo che forse sono un po' troppo attaccato alla macchina? Siamo capaci a fare questo discorso, perché questo è, cioè, anche dinanzi agli eventi della vita. Le mortificate, qualunque piccola puntura, siamo capaci di dire che cosa mi sta dicendo Gesù, da cosa mi vuole staccare, da cosa mi vuole scrostare, da quali amori umani, da quali opere umane. Questo è proprio, questa è l'ultima meditazione, perché questo poi deve rimanere a vita dentro di noi. Il fine di tutto questo è: l'anima, vedendosi punta, scorge che quel modo non è divino ed entra in se stessa ed agisce diversamente. Ma attenzione, quest'ultimo passaggio non lo fa quasi nessuno. Quindi il nostro Signore deve continuare a spine, amarezze, dispiaceri, spine, amarezze, dispiaceri. E qua, fino a quando continua? Fino a quando quella povera, disgraziata anima non si ferma e dirà: vogliamo farla finita? Punto interrogativo. Le punture sono le sentinelle del cuore umano e gli somministrano gli occhi per fargli vedere chi è che la muove. Cioè, capito? O Dio o la creatura. Cioè, questo significa dialogare con il Signore nella nostra storia, nella nostra vita. Sono io che sto a guardia del cuore umano e sono io che ci metto le spine. Non è Tizio, Caio, Sempronio o quel delinquente che ti ha fatto il chiodo, ti ha fatto la strisciata col chiodo sulla macchina, che è comunque un delinquente. Capito? Perché Dio, la divina volontà, sta dietro gli eventi che ci capitano, in maniera volontaria o in maniera permissiva, ma sta sempre dietro. Non c'è vita nella divina volontà se non si impara a fare questo tipo di dialogo esistenziale con Gesù. Invece, quando l'anima lascia tutto, opera ed ama tutto divinamente, che succede? Gode la mia pace. Ed invece di avere le sentinelle e gli occhi delle punture, attenzione, sentinelle e occhi.
la sentinella della pace, uno, che le allontana tutto ciò che le può turbare, e ha gli occhi dell'amore, i quali occhi mettono in fuga e scottano coloro che vogliono turbarla. Attenzione, amore assoluto verso Gesù, ma amore soprannaturale verso tutte le creature. Cioè, qui bisogna pensare, durante le ore della passione, ma rileggiamole, come guardava Gesù i suoi carnefici. Dice che li guardava con tanto amore che gli hanno dovuto bendare gli occhi, non gli hanno bendato gli occhi per scherzare, perché non sostenevano quello sguardo pieno d'amore. Oppure in qualche altra volta, quando non potevano bendarli, chi gli faceva del male? Se ne andava e faceva sottentrare qualcun altro a fare scempio, dice Luisa. Perché non potevano sostenere quello sguardo pieno d'amore verso quegli animali, d'accordo? Perché, insomma, oggettivamente, quelli sono demoni incarnati, quelli che hanno trattato Gesù in quel modo, no? E lo sguardo però era di amore. E mettono in fuga quelli che vogliono turbarla, perché questi se ne andavano, non lo potevano sostenere, quello sguardo. Cioè, ci rendiamo conto di queste cose qui, no? Quindi la sentinella della pace e gli occhi dell'amore. Oppure sentinelle e occhi delle punture. Sentinella della puntura, no? Quindi quella che ti controlla. Stai agendo umanamente, la sentinella che fa, no? La sentinella quando vede qualcosa che non va, dà l'allarme. Allora, stai agendo umanamente, puntura. Stai agendo umanamente... La puntura ha lo scopo di farti aprire gli occhi. Stai agendo divinamente? La sentinella qual è? La pace, che non se ne fa mai. E gli occhi quali sono? L'amore. Nessuno mi tocca perché sono divina e sono tutta del mio dolce amore Gesù. Attenzione che a Gesù lo hanno anche materialmente toccato durante la passione, perché questo era necessario alla nostra redenzione, eh? Se no non l'avrebbero toccato contingentemente parlando, per quando capita questa meditazione storicamente. Domenica scorsa, che era la quarta domenica del ciclo liturgico C, c'era la conclusione del fallimentare discorso di Gesù a Nazareth, la sua prima predica pubblica a Nazareth. Volevano buttarlo giù dal burrone, ce l'hanno buttato giù dal burrone? No. Il Vangelo non spiega perché, ma dal burrone non ce l'hanno buttato giù. E quando gli hanno messo le mani addosso, come Gesù spiega, gli hanno messo le mani addosso perché c'è stata una divina volontà permissiva. Se no a Gesù le mani addosso non gliele metteva nessuno. Così come nessuno mi ha messo le mani addosso alla Madonna. Questo è sicuro, questo qui. Ma nessuno. Non l'ha toccata. Quindi nessuno ardisca di turbare il mio dolce riposo col mio sommo bene. Se ardite con la potenza di Gesù, via mia, vi metterò in fuga. Questo non vuol dire che se un'anima che vive nella divina volontà è chiamata al martirio, anche qui ci sarà una volontà divina permissiva che permetterà ai carnefici di mettergli le mani addosso. Ma ci deve essere proprio una volontà intenzionale da parte del Signore di farti vivere una cosa di questo genere. Se no, non ti tocca nessuno. Questo è quello che Gesù spiega, per la potenza della divina volontà presente e operante. Ecco, mi sembra che siano delle fantastiche, ecco, conclusioni che ci ancora ulteriormente, ecco, allettano ed invitano a fare il possibile, con calma, sempre, con gradualità, come abbiamo visto, per entrare in questo mondo tutto divino. Bene, Santa Vergine Maria, ci congediamo da questo splendido viaggio di preparazione che la grazia di Dio ci ha permesso di percorrere, tenuti sempre dalla tua invisibile ma sollecita e materna mano. Ecco. Oggi ti chiediamo davvero, ecco, ce lo portiamo anche dietro,
la grazia di poter essere capaci di fare questo dialogo esistenziale con Gesù e di vedere bene dietro i fatti di un tipo o di un altro che ci accadano, sempre presente e operante, la sua madre, la sua mano di padre benevolo, non di torturatore, ecco, ma di padre benevolo che ha a cuore il nostro bene e che fa quanto si può, abbiamo sentito nel canto l'introduzione a questa meditazione, per liberarci dal volere umano, che è l'unica causa di ogni nostra sofferenza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.